Ben ritrovati ancora in studio, ancora con i nostri spazi di approfondimento dalla redazione di Torino e come tutte le settimane anche in questa puntata torniamo ad occuparci di medicina veterinaria, torniamo a parlare con la dottoressa Sara Nicolini che è tornata in studio con noi. Ben ritrovata dottoressa, grazie di essere qui Buongiorno. anche in questa puntata e ben ritrovato anche Lisimaco che abbiamo conosciuto la scorsa settimana. Ciao, ben ritrovato anche a te, il nostro gatto nudo che i Esatto. nostri telespettatori hanno imparato a conoscere già la scorsa settimana, quando abbiamo cominciato insomma un po' a cercare di capire che cosa succede in una famiglia quando arriva appunto un nuovo ospite, in questo caso un gatto. Abbiamo capito insomma che anche il gatto ha bisogno delle sue regole, dei suoi spazi, del suo Certo. rispetto, Certo. che però comunque anche il gatto può integrarsi benissimo nella vita delle famiglie anche con bambini. Certo. Gatti che sono ovviamente gatti di razza, come nel caso di Lisimaco, ma gatti che spesso e volentieri sono meticci, sono i Esatto, o classici perlomeno gatti. meticcio è più una definizione da cane, diciamo Sì, che i suoi gatti si definiscono europei. europei, difatti, esatto. Sono poi i gatti che delle nonne, quelle che abbiamo conosciuto Il nelle campagne, i nostro gatti. classico gatto, il nostro classico gatto, il classicissimo europeo e il classico Sì. tigrato, è assolutamente diffusissimi sul territorio, purtroppo anche in condizioni, insomma, non proprio così agiate come quelli che possono essere quelle di un appartamento. Infatti sul nostro territorio sono presenti numerosissime colonie feline che sono, insomma, in condizioni di randagità, diciamo Sì. così, con persone che ne accudiscono. Questo perché, insomma, il fondamentale anche che vorrei specificare, qualora uno prenda un animale, lo sterilizzi comunque in qualsiasi caso, perché la sterilizzazione previene, oltre a tante patologie. Lisimaco è scontento, Lisimaco che dice: dice no, io non mi no, faccio no, sterilizzare, ma non grazie. parlavamo di te. Oltre a un sacco di patologie, proviene anche appunto il discorso del sovrappopolamento e del randagismo. Questo è abbastanza importante che le persone lo capiscano, perché poi alla fine molti pigliano il gatto a Natale, lo abbandonano ad agosto e questo povero bestia si trova, insomma, sul territorio in condizioni che non sono più le sue, oltretutto anche a riprodursi, quindi ad aumentare la quantità di Certo, questi animaletti. gatto indipendente sì come animale, però se lo si Esatto. abitua a vivere in un ambiente come quello familiare, Certo. accudito, comunque seguito, Certo. e anche per il gatto, così come il cane, ha poi seri problemi Chiaramente, seri problemi di ovviamente. salute, ma anche di ambientamento, oltre che, come succede con il cane, anche di pericolo per il gatto. Esatto. E forse non tutti hanno presente il fatto che esistono sì i canili, ma esistono anche i gattini, Esatto, quindi esistono c'è anche la delle possibilità di strutture. andare Esatto. ad adottare un gatto invece che un cane. Insomma, non è detto che il gatto Assolutissimamente debba sì, essere né cucciolo, né che il gatto debba essere di razza, ma tantomeno che debba essere un gattino, nel no, senso difatti, che appunto. assolutamente si può tranquillissimamente adottare un soggetto adulto e inserirlo all'interno di una famiglia senza nessunissimo problema, esattamente come si potrebbe fare con un soggetto piccolo. Quindi sfatiamo anche il discorso che solo il gatto piccolo e il cane piccolo possono abituarsi a vivere con la nuova famiglia, ma anche un gatto come Lisimaco, dato in mano a una nuova famiglia, si ambienterebbe benissimo, assolutissimamente. Insomma, Vero? non sarà il suo caso certamente, però comunque lei ha detto succede spesso a Natale, siamo ormai prossimi Esatto. alle festività e così come è bello ricevere in regalo un cucciolo di cane, altrettanto è un cucciolo di gatto, ma anche un gatto salvato, dico io, da un Salvato gattile o comunque comunque. un gatto che sia uno di quelli meno adottabili, perché ovviamente i soggetti adulti rientrano in quella categoria di animali che hanno meno possibilità di essere adottati in quanto ormai grandi. Quindi in linea generale io invece consiglio, per tanti motivi, anche per motivi sanitari, perché un animale adulto ha una garanzia sanitaria maggiore rispetto a un soggetto giovane, da un punto di vista vaccinale, da un punto di vista di malattie. Spesso e volentieri addirittura associazioni richiedono già sterilizzati. Quindi anche da un punto di vista economico vengono incontro alle famiglie che possono adottarli, di modo da dargli comunque un futuro che non sia quello di una gabbia o di uno spazio comunque all'aperto con altri gatti. E con tutti i problemi che possono esserci. Esatto. Qual è la profilassi sanitaria di un gatto, che sia adulto o che La sia profilassi cucciolo, quando lo sanitaria si di un. porta a casa? Esatto, prima di tutto quella parassitaria. Parassitaria, con parassiti intendiamo i parassiti esterni, cioè le zecche e le pulci in linea generale, e poi i parassiti interni, cioè i parassiti gastrointestinali. Questa è la cosa inizialmente più importante su un animale appena adottato, anche per evitare, insomma, che ci possano essere contaminazioni dell'ambiente in cui vive. Secondariamente, se le condizioni del micio sono buone, una volta che si è ben adattato alla vita familiare, è fondamentale una profilassi vaccinale che li protegga da una malattia,
sostanzialmente tre malattie, che sono delle malattie dell'apparato respiratorio e delle malattie dell'apparato gastroenterico, che in un soggetto giovane possono essere assolutamente mortali. Il gatto adulto è un pochino meno sensibile, però in linea generale conviene assolutamente fare profilassi vaccinale anche per questo. In linea generale, altre due malattie importanti sul gatto, in quanto spesso e volentieri possono essere mortali, sono la cosiddetta leucemia felina e la cosiddetta AIDS felina. Ricordiamo a tutti assolutamente che l'AIDS felina è specie specifica, quindi non ha nessun tipo di possibilità di contagio per una persona. Queste due malattie anche devono essere verificate sull'animale. Nei confronti della leucemia esiste un vaccino, nei confronti dell'AIDS purtroppo no. Però una volta che l'animale è sterilizzato, essendo una malattia prevalentemente a trasmissione sessuale, non esistono più problemi. Quanto può costare, insomma, perché questi tempi in cui si guarda anche un po' di più forse al portafoglio, quanto può costare il mantenimento di in sicurezza di un gatto, quindi rispettando quelle che sono le vaccinazioni, quelle che diciamo sono le indicativamente si tende sempre a fare delle agevolazioni, facendo magari dei pacchetti cosiddetti animale cucciolo, eccetera, eccetera, per un incentivo anche alle persone, anche proprio per esempio a curarli, a portarli, a far sì che il veterinario possa vederli, perché a volte anche le visite di controllo sono importanti. Io immagino che indicativamente, insomma, una spesa di 150 euro iniziale veterinari possano mettere al sicuro il gatto da tante problematiche future. Insomma, anche una questione di rispetto nei confronti dell'animale che portiamo a casa, certamente. È giusto che il gatto, l'animale sia sano e certo. Si viva comunque con un animale esatto. sano. Con anche perché è un animale trattato bene dall'inizio, curato, un animale che segue una buona alimentazione, è un animale che, tirando la zappa sui piedi al veterinario, avrà meno bisogno del veterinario in età più avanzate, perché poi ovviamente non si è sempre giovani, c'è anche da pensare poi alla vecchiaia in cui alcune patologie sono più frequenti. Però se uno ha saputo mettersi ben al riparo con una buona gestione anche alimentare, queste patologie normalmente hanno un incidente decisamente minore. Che consigli possiamo dare a chi magari, speriamo, ha avuto l'immuta voglia di portarselo a casa? Un gattino o un gatto anche già magari adulto in queste giornate? Sapere che è un impegno comunque, perché ci sarà una convivenza per tanti anni, nel senso che un gatto ha un'aspettativa di vita anche di 18 anni. Quindi pensare di farlo con la volontà di farlo, nel senso nessuno ci obbliga ad avere un animale domestico. Se uno prende un animale domestico è perché ha piacere di avere un rapporto e una compagnia, e deve sapere che questo rapporto e questa compagnia sarà nel bene e nel male, non nel matrimonio, magari per un tempo molto lungo, quindi esclusivamente questo. Non deve essere preso per un ospizio del momento, perché come questo gatto può essere di moda, perché ovviamente è nudo, può avere cose di questo genere, deve essere preso con vero amore e vera volontà di averlo in casa. Tutto qua. L'esimaco ha 6 anni, ha 6 anni, esatto, ha compiuto 6 anni ad aprile, insomma, speriamo di vivere ancora 10, vero? Ah beh, sicuramente lui non ha nessun problema, anche perché l'abbiamo conosciuto già la scorsa settimana come gatto molto socievole, anche molto vivace, perché sì. Si è adattato benissimo anche in questi minuti in cui sta in studio. Lo stiamo contenendo nella sua esuberanza, sì. Perché sennò... Vuoi andare? Dai. Vieni, dai. No, non vieni più. Però dai, sei esibizionista, abbiamo ancora, la abbiamo ancora un minuto, è tutta tua la telecamera in questo minuto, l'esimaco. Dai, fatti vedere come sei bello da casa. Eccoci qua, guarda come siamo belle. Eccolo qua, bravissimo. Questo è stato un ospizio, nel senso che poi da bravo veterinario io ospito anche tanti altri animali, ovviamente non di razza, certo, tra cui quelli meno desiderati dai proprietari. Dove vai? Quindi gli animali incidentati, il classico gatto senza una zampa, senza un occhio, eccetera, eccetera, che è meno voluto e quindi ovviamente finisce a casa del veterinario. Però meno male che ci sono i veterinari, sì, tante volte. Assolutamente sì. Allora, guarda, mettiti qui che salutiamo, chiudiamo adesso questo spazio di approfondimento. Grazie alla dottoressa Sara Nicolini della grazie clinica Adler Salute Animale di Rivoli. Grazie Lesimaco per la pazienza, grazie a voi per averci seguito. Arrivederci, a presto. Arrivederci.